balli, cosa pensi? Cerco di far divertire il pubblico. Probabilmente bisognerebbe non pensare a niente, a divertirsi. Ma i primi 3 secondi sono sempre uguali all'inizio della carriera. Dopo passa tutto. Durante il Grand Prix di danza sportiva di Merano incontriamo i 3 volte campioni del mondo nella categoria standard, Silvia Pitton e Paolo Bosco. No, questa mia passione è dai miei genitori. Nell'89 c'era una scuola vicino a casa mia e da lì è nato tutto. A me è sempre piaciuto ballare, però per questo tipo di ballo è nata nel 90, che mia madre ha allestito un palazzetto e lei ha fatto sì che io iniziassi a ballare. Besame tu a me. Pensami igual che mi bocca te beso. Hai tante cose da pensare prima di una competizione. L'agitazione un po' si fa sentire. Le acconciature di solito me le faccio sempre io. Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? Entriamo volteggiando nel magico mondo del ballo di coppia. La scuola e il ballo per me sono il massimo. Quanto tempo hai impiegato per essere pronto? 3 ore. Tu e Paolo, come e quando vi siete trovati come coppia di ballo? È stato tramite altri ballerini alla fine del 1997. Ormai è la nostra professione, siamo professionisti, siamo i campioni del mondo uscenti, abbiamo vinto gli ultimi 3 campionati del mondo. Nella città altoatesina troviamo anche Samuel Peron, attualmente impegnato nel blasonato programma del sabato sera, Ballando con le Stelle. Questa sera niente gara? No, non sono riuscito a ballare perché ho chiuso gli aeroporti e la mia balleria non è riuscita a raggiungermi e quindi niente, mi dispiace. Voi siete coppia anche nella vita o no? No. Ovviamente volendo essere obiettivo può essere meglio in alcuni punti perché comunque si dividono le cose e per altri punti è peggio perché si ha meno tempo per una vita propria privata. Lei è il ballo e la mia vita. Farsi trasportare dalla musica, farsi trasportare da quelli che sono gli applausi del pubblico è importante. Ed è un'emozione che ci porta a continuare a ballare. Io lo faccio da 26 anni, quindi... Tu hai vinto 3 titoli mondiali, ma hai ancora stimoli? Beh, certamente, perché la perfezione è impossibile da raggiungere, quindi se stimolati finché non si smette sicuramente. Tuo fa l'americano, americano, americano. Ma il mio ballerino è qua che si riscalda. Penso che i sacrifici che ho dovuto affrontare hanno sicuramente... influito tantissimo sul mio carattere per diventare più forte, più matura. Ho superato tante cose che non è facile ad una certa età e sicuramente anche le soddisfazioni che ho incontrato sono servite, anche l'esperienza, il fatto di girare il mondo, il fatto di affrontare tante situazioni che non fanno parte di una vita normale. Guardando oltre gli aspetti frivoli del ballo, ricchi di trucco, piume, Swarovski, scopriamo infiniti sacrifici. Il segreto per ballare bene è costanza, voglia di sacrificarsi, voglia di sudare e voglia di imparare a ballare. E tanto talento. Diciamo è l'impegno, la dedizione. E dei bravi maestri che ti seguono maestri, sì. Anche quando hai dei momenti difficili nella tua carriera devi sempre continuare ad andare avanti, sì. Insieme ai tuoi coach. Come allenamento potrei dire una media di 3 ore al giorno, però non sono mai 3 alla fine, sono sempre di più. Tutto perfetto, pronti per la competizione. Spider-Man, Spider-Man, that's whatever a spider can. L'emozione adesso si è rotta? Sì, ormai sì. No, è andata molto bene, poi è bellissimo perché siamo in mezzo proprio alla gente che ci conosce, che sono sempre carini e fanno sempre tipo.